E 1, e 2, e 3, eccoci qua. Windjammers 2, terzo giorno di fila. Questo giro ci pensavo ieri, facciamo una puntata dedicata al personaggio segreto. Andiamo subito a vedere se quello che ho letto sull'internet è corretto. Facciamo una partita media, così in caso lo finiamo, come abbiamo rischiato la prima volta di farlo senza un credito, facciamo anche un bel trofeo. Però andiamo a vedere media. Dovremmo, per sbloccarlo, ho visto che la gente va qua, cursore sul personaggio medio, poi rotea in questo senso, forse era l'altro senso, di roteare lo schivo. Eccolo qua, pensavo di stare, ecco, Discman, pensavo di aver fatto una cavolata. Ovviamente sembra un joke character, oltre per l'aspetto, anche per le mosse che farà. Adesso andiamo a vedere. Ecco, infatti c'ha le animazioni veramente fuori di testa. Andiamo contro il nostro Viaggi, che ci ha sempre accompagnato. Vedi, proprio un art style. Ecco, trofeo suo. Andiamo. Mamma mia. Vediamo il tiro normale. Assurdo. Quelle bolle, divertente. Poi ho visto che dovrebbe lanciare anche la testa sua. No. Eccolo lì. Sembra quel. Mi ricorda quei personaggi joke giapponesi. Che su Marvel contro Capcom, no aspetta, su Marvel Super Hero contro Street Fighter c'era quell'impiegato giapponese solo nella versione nipponica, no, non mi ricordo, era un comico, mi sa, non mi ricordo, sembra un po' anche Tingle, vabbè, ok, cerchiamo di fare arcade senza morire mai, come si suol dire. L'altra volta ce l'avevamo fatta ed era la prima volta che buttavo sul gioco, quindi. Comunque alla fine è un personaggio medio, divertente, non è tipo o troppo forte o svantaggiato, tipo, quindi sembra abbastanza giocabile anche online, insomma, non fa robe. Eccolo lì. Non fa robe chissà quanto strane. Bella lì. Poi oggi così, poi domani forse faremo altri match online, adesso vediamo. Domani è sabato, no, non ci sono per niente. Vado a fare la Baldoria. No, non è vero. Allora. Prendi qua che. Eccolo lì. Discman. Volevo a Discman. Shutto. No, però alla fine è un personaggio tipo Tokusatsu, no? Niente, ecco qua. Bella lì. Secco. Facciamolo sopra. Esatto, l'ho visto meno preparato. Comunque molto belle le animazioni di Discman. Discman. Ok, let's go. Quanti punti per. Oh, qua non si. Cioè, non è che sono lento io sto schiacciando. Dai, 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 skip, skip. Wessel non l'abbiamo mai visto sti giorni. Dai, andiamo da Wessel. Non l'ho ancora visto con la sua super grafica, il suo baffo. Tra l'altro nella limite di fisica ho visto che c'è il baffo di Wessel. Ah, sto digerendo ancora il tè. Il buffo di Wessel. Molto lento, ma quando tira ti sfonda l'anima. Un po' effetto, ci sta.
E quanto mi ingannano questi ostacoli, ai ai ai. Aia, oh, sterminato così, occhio, Non vorrei perdere un credito. Aiaiai. Ok, potrei andare a rispondere. Niente, questa non la para, non credo. Vai. Mamma mia. Yeah, con i suoi pollici alzati. No, devo lanciarlo giù. E si chiude così il secondo match, il secondo round, adesso c'è la finale, set final. Mi sono distratto dallo stacco. Occhio. Oh, mi sta massacrando tutti i miei. Sa che mi tocca riavviare. Oh mamma mia, recuperone, se no era persa, Niente, è persa. Vabbè, quindi dai, finiamo con Discman normalmente fin dove si arriva. Devo già perdere un credito contro Wessel. No, ho schiacciato. Ok. Ah. La tua stazza non ti permette di camminare così veloce, eh? Vedi, lancia la sua stessa testa, praticamente. Ok, quindi se sono un po' più concentrato non si sbaglia. Ci credo, questo è appunto sicuro. Giusto, lì la devi all'ultimo, sto maledetto. Ecco, questo che non spara mai, incredibile. Get ready.
Bella lì. 5 punti. No. Miss 2 points. Stavo per fare anche la mossa finale. Oppa. 3 points. 3 points. Ok, dai, l'ultimo punto. Mamma mia, vabbè, uno bagno. Get ready. Questo ancora devo capire bene. Ok. Ok, volevo andare proprio con il tiro classico che sapevo sarebbe stato efficace. Ecco. Mamma mia, effetto sul 5 devastante. Esatto, secco così lui ci casca sempre, non è abbastanza rapido. No, non si può fare. Non si può fare per niente. Aia, l'abbiamo perso, incredibile, non sono lasciato sfuggire così. Va bene, riproviamo da capo con Discman. Ai ai ai. Sempre arcade. Video. O è dall'altro senso. Bendy. Eccolo. Discman. Discman. Cinese qua, andiamo contro i Romy Mita. Intanto che un attimo prendiamo confidenza. Ok. A effetto. Un set solo da meta e da 5. Cioè il trofeo però di passo. Una, mamma mia, una partita. No, non l'ho intercettato. Vai così. Va bene. No, pensavo di averlo preso, ho schiacciato troppo in anticipo. No, ho sprecato la final. Vai così.
Ok, primo round. Fatto. Dai, let's go. Viaggi o la posa? Facciamo la posa, eh? Quando lo scegli lui c'ha la skin alternativa quando è contro di lui nell'arcade. Chissà se è un errore o... Forse tutti hanno una skin alternativa, non mi sono reso conto. Perché lui è l'unica che cambia i capelli, credo. Ma come la posa? Sei il più veloce. Oh, è impazzito. Non ci ho capito nulla. Vai così. Ok, questo è il tiro da dietro l'ostacolo più bifido del mondo. Il classico. Ai ai ai, la pressa. Troppo veloce, mischia. Ok. Devo fare verso il basso, che sennò mi impatta sullo stacco. Ok. Bam. Volevi, Ok. Il tiro bifido e non se l'aspettava. Secondo round fatto. Adesso c'è il bonus stage, se non sbaglio. Oh, questo personaggio alla fine vedi ha delle animazioni divertenti, appunto. Joke character, cosa significa? Personaggio che appunto è uno scherzo, non è serio. Ah, non posso scegliere perché c'è disc attack. E di solito fa mosse appunto divertenti, come i più classici possono essere, non so, Dan di Street Fighter, Onorimaro appunto, quindi su Street Fighter, Marvel Super Heroes contro Street Fighter, insomma. Anche perché lui lancia la testa, non penso che in un contesto realistico di un genere uno può staccarsi la testa e lanciarla, quindi a maggior ragione lo rende un joke, uno scherzo, character. C'è il modo di romperlo al momento giusto, ma non ho capito come si fa. Ok, va bene. Poi dicevo, no, questo personaggio segreto ha la tutina rosa, no? E ma quando mai? È verde, forse la skin alternativa ha i colori invertiti, sempre comunque complementari. Oh, bella sta mappa. Inesorabile, lento inesorabile così. Anch'io 5 punti però, attenzione.
Questo sembra il ring di Rocky, perché c'è uno in alto a sinistra, adesso non riesco più a vederla perché sono concentrato. Sembra Apollo Creed. Ok. E poi la tipa con i capelli, quella in basso a destra, non mi sembra troppo in prospettiva. Mamma mia, che cannone. Ok. Ok, time up. Riesco a chiudere. Se no finiva pari, non mi sarebbe piaciuto troppo. Non mi ricordo neanche chi lo dà al punto. C'è anche Trump in sta mappa. Ok, ho sbagliato a usarla perché non capivo dove sarebbe caduto, però va bene così. Niente. Mamma mia, doppio scatto per prenderlo. Vai così. Ok, 15 secchi. Quando fai 15 con 3 mete da 5 è la partita più pulita che puoi fare. Con 3 colpi praticamente. 5, 10, 15. Basta, secco. Sto facendo peggio della prima volta, per dire. Questi sono un po'... No, due grandi atleti, però ho paura di Wessel. No, però andiamo da lui, perché sembra che dopo... No. Tanto è forte anche Gary Scott, quindi... Bello il casino. Molto lo stage di Balrog. Non si capisce neanche che punti sono. Ah, tutto 3. Ah no, il disco ha i punti. Bellissima! Ecco, mi ha sfondato dentro. Leggo bene. 8 punti. Mamma mia, fortuna l'ho messi in... Non riesco a leggere il numero. Ah, 1 mi pare. Va bene. 1 te lo concedo. No, l'avevo fatto effetto. Vabbè, un punto, me lo puoi attaccare. Pericolosissimo questa mappa. Pericolosissima questa mappa. Ho 5 punti, eh. Ah beh, comunque te lo dice in fondo. 2 punti, ok. 2 che mi servono giusto per andare a casa. Almeno per il primo set. Ah. Mamma mia, ho detto... Ecco, cominciamo bene. Ok, perfetto. Va là. Però li voglio questi. No, non me li dà. Non me li vuole dare, questi 2 punti. Va bene, pensavo di averlo preso. Aia, dammi un 8, non lo so. Ecco, un 5 così secco, perfetto.
Perfetto, a casa, dai. Mamma mia, qua ci ho avuto paura, però il casino, devo dire, mi ha aiutato. Wes, il grande atleta tedesco, sconfitto così in un casino da un... non so da chi. Però ci piacciono anche questi anti-eroi, no? Questo personaggio strano. Oh, grande, il cagnolino. È rosa, attenzione. Non è sempre stato rosa. Come si fa a fare più di 200? A bonus hot dog l'ho preso. Abbiamo due crediti in caso venissimo sconfitti. Però sarebbe meglio non essere sconfitti. Ah, il turno 5 già. Contro Steve Miller la finale. Ok, ok, let's go allora. Già il turno 5, non mi sono reso conto. Allora, il clou era... Ok, ti pareggio subito. Here we go. Here we go. Sonic Crusher. Ah, lui lo conosco bene il suo tiro perché lo usavo sull'arcade, però se lo fai che sei tutt'altra parte è devastante. Oh, data grassa, eh. No, 5 punti così no, per favore. Sto rischiando. Here we go. Super Slingshot. No, caspita, occhio. Get ready. Sempre la finale credo. Ok, benissimo, è vero che si stringe, si... anche qua molto... Ok. Repel, doppio repel, incredibile, si è scatenato. No, incredibile. Niente, mi recupera così, uno fa... No, beh, era secco così, lì ha vinto lui il primo. Porca miseria. Va bene, abbiamo due crediti comunque. Poi almeno vediamo se ci riusciamo il finale di Discman. Peccato, veramente. Perché la finale, vabbè, comunque più difficile si può dire. Ma dai. Ok. Here we go.
Mamma mia, però, Good show. Get ready. Difficilissimo. Here we go. Credo. Avrebbe perso. Vai così. Ma dai, l'ho preso. Non ci sto capendo. Ok. Tanto è andata bene. Mamma mia, penso di aver perso. No, ma l'ho preso. Dai, 2-0 di nuovo. Così. Quando batte devo capire bene il tempismo, perché a volte te lo devi prendere, mi sa prima che lo schianta definitivamente, però caspita. Vabbè, dai. Ultima chance. Final round. Here we go. Super special. Devo provare una cosa. Vedi? Qualche miseria. Ma dai, questo lo sapevo. Ok, questa volta muto, per favore. Ok. Adesso lo spareggione finale, uno pari. Bella lì, mamma mia, tesissimo sto scambio. Cioè più faccio punti più si amplia la... Oh, ma dai, poteva essere un 5, no, perché comunque in prospettiva. Perché tutti se lo fosse chiesto e dipende da... Giustamente in prospettiva non è dall'alto preciso, quindi...
Here we go. Miss, 2 points. No, ho fatto l'effetto, non è... 3 points. Here we go. Super spin shoot. Oh, dammeli per favore. Finisce per time up 14-8, tesissima, dopo un pareggio. Ho vinto nel modo più infame possibile. Dopo spareggione. Dopo 2 crediti, ovviamente. Peccato, veramente. Un giorno riuscirò a fare sto maledetto trofeo. Comunque la prima volta abbiamo rischiato, se qualcuno ha seguito. La prima volta con il ritorno del tiro vortice. Bello, quanto sono belli sti sprite, questi character design colorati, belli, neri forti. Neri forti alla Guerrilla Gun, per far capire. Alla Studio Trigger. Non stavo mirando i personaggi, quindi che nazionalità è, niente, della federazione, della Repubblica dei Ingenios, non so, Discman. Bello, questo infatti un po' l'avevo accennato, che anche il finale è disegnato... No, era tutto un sogno di un fans. Lui voleva essere il campione, no? Ah, è uno che ha invaso il campo, Dumb Ryan Competition. Questo è uno che ha fatto un'invasione di campo una volta. Bella questa Lord Discman. Dai, spero sia stato un episodio abbastanza costruttivo. Ho fatto vedere il codice di unlock del personaggio. Certo, non... ho perduto varie volte. Stamattina sono svegliato un po' così, c'era il freddo, però non è una scusa. E sì, intanto che con i titoli di coda, diciamo le ultime considerazioni. Questa serie adesso io la vorrei portare avanti ancora un po', anche questo mini progetto, sono molto contento del ritorno di Ingenious. Speriamo che ci siano più persone online, perché come abbiamo visto l'ultima volta, online solo 10 persone, incredibile, anche perché qua non te lo regalano sulla PlayStation, mentre su Xbox, se hai il Game Pass, ce l'hanno perso quasi tutti. Ho visto da un altro video, tra l'altro, di Pregianza, no? Il grande redattore dell'allora Spazio Game, no? Perché adesso è tutto un po' trash, in realtà, se si può dire, però tanto è vero. E ho visto da un suo video che lui, giocando su Xbox, c'erano online 500 persone, che comunque, meglio che 10, insomma. E qua mi dispiace un sacco, dopo i titoli che stacco la live controllerei un attimino quanti ce ne sono per continuare l'epopea online, un road to bronze per la prima volta, poi silver, poi gold. Dato nell'episodio precedente mi è capitato un oro che mi ha stracciato, poi comunque una partita io la sono riuscita a rubare, diciamo, poi dopo mi ha ristracciato lui. Dico partita completa, non un set, una classificata completa, diciamo. Molto molto bello, peccato. Beh, sono contento ci sia anche questo personaggio segreto, qualche cosina in più sarebbe stata carina. Dai, vediamo se ce la mettono, qualche skin o giocatore in più, perché no, visto che tanto ormai si può anche su State of Rage. Dotemu ha aggiunto cose poi post lancio. E grazie per aver giocato e per aver seguito le mie epopee, e spero che siano state utili, così almeno sapete come sbloccare Discman. E alla prossima, bon 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 bon. I pulsanti di epopee ovviamente sono ancora molto inefficaci su queste cose, bon. Interrompi, ciao ciao.